Negli anni Ottanta in America era considerato l'italiano più conosciuto dopo Cristoforo Colombo. Soprannominato il Mago di Maranello, l'ingegnere, il Drake e in tanti altri modi. Stiamo parlando di Enzo Ferrari, uno degli imprenditori italiani che più ha contribuito ad esportare il Made in Italy nel mondo. Grazie alla sua gestione, la scuderia Ferrari è diventata la più vincente della storia della Formula 1, conquistando 15 mondiali piloti e 16 costruttori. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo della storia di Enzo Ferrari e della sua scuderia storica. La storia del marchio Ferrari è strettamente legata alla vita del suo fondatore. Enzo Ferrari nasce il 20 febbraio 1898 nelle campagne di Modena. Il padre Alfredo è un piccolo imprenditore. Ha un'officina di carpenteria metallica dove costruisce soprattutto ponti e tettoie per le ferrovie dello Stato. Enzo non è uno studente modello e preferisce passare le giornate in officina dal padre, oppure a fare sport. Il padre avrebbe voluto che lui studiasse per diventare ingegnere, ma fin da piccolo Enzo aveva tre sogni nel cassetto: diventare tenore d'operetta, giornalista sportivo o pilota di auto da corsa. E come sappiamo, finirà così. La sua passione per le macchine da corsa inizia nel 1908 a Bologna. Enzo ha 10 anni e assiste per la prima volta ad una gara di macchine. Rimane colpito dai lunghi cofani delle auto e dagli strani berretti e occhialini indossati dai piloti. Soprattutto però è folgorato dalla velocità e dai rumori delle auto da corsa. Il 1915 purtroppo però è un anno triste. L'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale e il padre Alfredo muore di polmonite. Un anno dopo il fratello Dino muore in guerra. Mentre aspetta di essere chiamato alle armi, Enzo trova lavoro nell'officina pompieri di Modena. Alla fine, nel 1917, Enzo viene chiamato alle armi, ma poco dopo viene ricoverato in ospedale per una pleurite e quindi viene congedato. Una volta guarito, ottiene una lettera di presentazione dal suo colonnello per farsi assumere alla fabbrica della Fiat a Torino. Qui però viene rifiutato. Questo è uno dei momenti più bui della vita di Ferrari. Si ritrova senza più il padre e il fratello, senza un lavoro e senza un soldo in tasca. Dopo aver lavorato in varie officine e carrozzerie a Torino, nel 1919 trova lavoro nelle Costruzioni Meccaniche Nazionali, o CMN, a Milano. La CMN è una casa automobilistica che è anche una scuderia di auto da corsa. Enzo entra come collaudatore, ma presto viene promosso a pilota. Il peggio è passato e da questo momento, come dice lui stesso nella sua autobiografia, non avrà più problemi di soldi. Almeno grazie allo stipendio da pilota, ecco. Così nel 1919 Enzo esordisce come pilota alla gara Parma-Berceto. Arriva quarto nella sua categoria e undicesimo in assoluto. Nelle prime gare da pilota Enzo ottiene risultati modesti. Non riesce a vincere. Ma nel 1920, a un anno dal suo esordio con la CMN, Enzo Ferrari diventa uno dei piloti dell'Alfa Romeo. Lo stesso anno sfiora la sua prima vittoria a bordo di un Alfa all'undicesima edizione della Targa Florio, arrivando secondo. Il secondo posto gli assicurerà un premio di 12.000 lire. Enzo prosegue la sua carriera da pilota tra alti e bassi fino al 1923, quando finalmente conquista il primo posto al circuito del Savio. È in questa occasione che conosce la contessa Paolina De Biancoli. Torneremo su questo rapporto tra poco. Dopo la prima vittoria, Enzo inizia a prenderci gusto. Vince anche la gara sul circuito del Polesine e la Coppa Acerbo di Pescara. Con questa vittoria, Ferrari diventa un pilota famoso e riconosciuto a livello nazionale. A questo punto la contessa, Paolina De Biancoli, gli propone di utilizzare il simbolo della sua famiglia sulle auto da corsa. Francesco Baracca, il figlio della contessa, era un aviatore. Era morto da eroe durante la Seconda Guerra Mondiale. Baracca portava il simbolo di famiglia sul suo aereo, un cavallino rampante. Ferrari manterrà il cavallino nero, aggiungendo però lo sfondo giallo, colore di Modena. Purtroppo però la sua carriera da pilota viene stroncata prima del tempo. Questo perché alla fine del 1924, prima di debuttare nel suo primo Gran Premio internazionale, Ferrari ha un grave esaurimento nervoso, dovuto forse ai ritmi legati alla vita da pilota. E quindi dopo l'esaurimento riuscirà a prendere parte a pochissime gare da pilota, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti, proprio in questo momento Enzo inizia a interessarsi ancora di più alla costruzione delle auto. In quegli anni all'Alfa aveva già imparato molto sul lato tecnico delle auto da corsa. Adesso il suo nuovo obiettivo è creare la sua scuderia e la sua macchina. Quindi, una volta guarito, nel 1929, Ferrari viene chiamato di nuovo dall'Alfa, questa volta non per correre, ma per dirigere una sua squadra corse. E così, finalmente, nasce la scuderia Ferrari. Non è proprio quella che conosciamo tutt'oggi, con sede a Maranello. Questa scuderia Ferrari era praticamente un reparto sperimentale dell'Alfa.
La casa milanese infatti manda alla scuderia di Enzo i componenti meccanici e lui, insieme al suo team, progettano nuove auto. In realtà, nella nuova scuderia Enzo non ha un ruolo preciso. È dirigente, organizzatore e ogni tanto anche pilota. All'inizio, i piloti della scuderia erano gli stessi soci. L'esordio della scuderia Ferrari avviene il 26 marzo 1930, che però viene ricordato soltanto per questo, perché non ottiene nessun risultato degno di nota. Arriviamo però nel 1931 e Enzo decide di scegliere lui stesso dei piloti professionisti. Nella nuova squadra ora ci sono piloti come Tazio Nuvolari e Luigi Fagioli. Grazie ai nuovi piloti, la scuderia porta a casa i primi successi. Lo stesso anno, dopo la nascita del figlio Dino, Ferrari decide di smettere definitivamente di correre in pista per dedicarsi a tempo pieno alla sua scuderia. In questi anni, insieme a Gioacchino Colombo, ex Fiat, Ferrari progetta un nuovo modello di Alfa da competizione, la 158. Dopo aver provato la 158 in alcune competizioni, Ferrari cede l'auto all'Alfa. Poi l'Alfa decide di chiudere la scuderia Ferrari e di assumere Enzo come direttore di una nuova scuderia, l'Alfa Corse. Non sono chiari i motivi di questo cambio, e se voi avete delle idee scrivetecelo pure nei commenti. Ma considerate che l'Alfa si trovava in una brutta situazione economica. L'Alfa poi chiede a Ferrari di firmare una clausola particolare. Se avesse lasciato la casa milanese, almeno per 4 anni non avrebbe potuto più occuparsi né di gare né di automobili da corsa. Ma dopo un solo anno, nel 1939, Ferrari lascia la casa milanese per sempre. Sono vari i motivi della rottura, ma in particolare Enzo aveva avuto dei problemi con un ingegnere, Ricard. Un tecnico spagnolo che poi prenderà il suo posto come direttore. Nemmeno a dirlo, questo cambio segna l'inizio della fine dell'Alfa Corse. In questo periodo, a cavallo tra il 1939 e il 1940, l'Italia si stava preparando per la Seconda Guerra Mondiale. Come abbiamo visto, per via dell'accordo con l'Alfa, Enzo non può ricostituire la scuderia Ferrari oppure partecipare alle competizioni. Per sua fortuna, però, per così dire, con lo scoppio della guerra, le corse si fermano. Per tenersi a galla, però, Ferrari fonda l'Auto Avio Costruzioni, nell'ex stabilimento della sua scuderia. Riesce a produrre una Spider modello 815. E grazie alla vendita di 2 Spider, Enzo riesce ad andare avanti nonostante la guerra. Quando nel 1943 l'Italia firma l'armistizio con gli alleati, Ferrari è costretto a spostare la sua fabbrica da Modena a Maranello, per via della legge del decentramento industriale imposta dal governo. Finita la guerra, Enzo torna in contatto con Gioacchino Colombo, il meccanico con cui aveva ideato la 158 ai tempi dell'Alfa Corse. I due tornano a lavorare insieme nel 1947, quando la clausola con l'Alfa scade. Questo significa che Enzo può ricostruire la sua scuderia e tornare a gareggiare in competizioni ufficiali. Enzo non ci pensa 2 volte e corre a registrare il suo marchio. L'Auto Avio Costruzioni diventa la nuova scuderia Ferrari. A differenza di qualche anno prima, ora la Ferrari è completamente staccata dall'Alfa. Ferrari e Gioacchino si mettono subito al lavoro su un nuovo modello per inaugurare la nuova scuderia Ferrari. Così nel 1947 esce da Maranello la prima vettura marchiata Ferrari, la 125S. La fine degli anni 40 e gli anni 50 saranno pieni di successi per la Ferrari. In particolare nel 1951 arriva la prima vittoria del campionato del mondo di Formula 1. Anche nei 2 anni successivi, il 52 e il 53, la Ferrari vince altri 2 campionati di Formula 1. Il successo in pista è accompagnato da un successo commerciale enorme. Tra il 1950 e il 1960 le vendite vengono più che triplicate. Nello stesso periodo Ferrari inizia a collaborare con varie officine meccaniche. Tra le collaborazioni più importanti ricordiamo quella con la carrozzeria Scaglietti, per la produzione e il montaggio dei telai delle Ferrari. In questi anni la fama della Ferrari cresce insieme a quella del suo fondatore. Tra gli altri riconoscimenti ufficiali, nel 1960 a Ferrari viene consegnata una laurea honoris causa in ingegneria industriale meccanica dall'Università di Bologna. Al fine di creare un assetto societario moderno, nel 1960 la Ferrari si trasforma in società per azioni. Poi, alla fine degli anni 60, Ferrari firma un accordo con la Fiat per la cessione del 50% delle azioni della sua società. Inizialmente Ferrari chiede alla Fiat 6 miliardi di lire per la cessione dei 2/3 della società. Gianni Agnelli, presidente della Fiat, gli offre 4 miliardi come controproposta. Alla fine i due si riescono ad accordare per la cessione del 50% al costo di 2 miliardi di lire circa. Enzo chiude così un conto in sospeso con la casa automobilistica che nel 1919 lo aveva rifiutato per la prima volta. Con i nuovi capitali apportati dalla Fiat, Ferrari finanzia la costruzione della pista di Fiorano e migliora lo stabilimento di Maranello. Nello stesso periodo iniziano ad apparire i primi sponsor e i primi loghi sulle scocche delle monoposto Ferrari. Uno dei maggiori successi in ambito commerciale arriva negli anni 70. Nel 1973 la Ferrari inizia la produzione dei primi motori V8 montati posteriormente. E per tutti gli anni 70 le vendite della Ferrari aumentano di continuo, soprattutto grazie all'uscita di altri modelli. Il successo commerciale, come spesso accade, è accompagnato da una serie di vittorie su pista e probabilmente sono proprio le vittorie ad aiutare il lato commerciale.
Senti, la Ferrari è una grande macchina. Tu come pilota e come collaudatore, dopo la Ferrari, che macchina vedi bella? Non c'è una macchina come la Ferrari. Durante gli anni 80 però la Ferrari passa un decennio difficile. In Formula 1 arrivano solo due mondiali costruttori nell'82 e nell'83. E verso la fine degli anni 80, nel 1988, all'età di 90 anni, muore Enzo Ferrari. Ma la sua società continua a macinare successi. Infatti, contestualmente alla sua morte, la Fiat aumenta la propria quota della Ferrari, arrivando a detenere fino al 90%. Il restante 10% rimane nelle mani del secondo genito di Enzo, Piero Ferrari. Nonostante la morte di Enzo e il passaggio di proprietà, negli anni 80 e 90 escono dei modelli commerciali che faranno la storia. Ricordiamo ad esempio la Ferrari Testa Rossa uscita nel 1984, ma anche la F40, l'ultima vettura di Enzo Ferrari uscita nel 1987. Con il nuovo millennio inizia anche un periodo pieno di successi in Formula 1. Dal 2000 al 2008 la Ferrari vince 13 mondiali, di cui 6 piloti e 7 costruttori. Questo è il periodo d'oro di Michael Schumacher, che porta a casa 5 dei 6 mondiali piloti. Insieme ai mondiali degli anni 90, Schumi fisserà il record dei 7 mondiali vinti, recentemente eguagliato da Lewis Hamilton. A inizio millennio, dal punto di vista commerciale, la Ferrari avvia una politica di brand per espandere il marchio. Come prima cosa, nel 2002 apre il primo Ferrari Store a Maranello. Successivamente ci saranno una serie di aperture in Italia e all'estero. Nel 2010 il brand Ferrari inizia la sua espansione anche nei mercati orientali e porta avanti il consolidamento in mercati strategici come quello americano. Arriviamo al 2015, quando la Ferrari si quota finalmente in borsa, con il ticker RACE. In quest'anno la nuova Fiat, la FCA, la Fiat Chrysler Auto, mette in vendita il 10% delle sue azioni Ferrari, con la quotazione. Così il 21 ottobre la Ferrari viene quotata al mercato di New York, con una capitalizzazione di mercato di 10 miliardi di dollari. Più avanti, nel 2016, Ferrari verrà quotata anche su borsa italiana, il dual listing. A questo punto è una società indipendente. Inizia a godere di piena autonomia nel prendere decisioni aziendali. Ad inizio 2022 la Ferrari ha una capitalizzazione di mercato che supera i 40 miliardi di dollari. E per quanto si possa discutere, la Ferrari resta uno dei marchi preferiti sia in Italia che nel mondo. E detto questo, per oggi è tutto. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lei trova nelle nostre macchine qualcosa di diverso. Non dico che sia sempre in meglio, no, ma qualche cosa di diverso. Perché? Perché c'è l'apporto intellettivo dell'uomo.